presentato all'IC3 di Caivano il libro dello scrittore e attore Angelo Iannelli, Io nella terra dei fuochi, e il cortometraggio Pulcinella supereroe è tra di noi. Martina, Pulcinella, ma ti racconto com'era bella. Una volta ci stava l'acqua pulita, i contadini cantavano solo in mezzo ai campagne, e ci stavano i rani, e ci stavano i volpi, e cantavano l'uccello, e mo si sporca, senza coscienza, occulta la munnezza, a sporca, la inguina, e poi la gente muore. Ma perché? E invece no, Martina, e invece no, noi sai che facciamo? O vuoi sapere? Perché io ho già salvato questa città. Po, insieme a tutto quanto sta bella scuola, l'istituto di Caivano, noi a pure zamma. E la facciamo diventare più bella ancora. Ci siamo, giù? Sì! E pure insieme a sta città! Stamattina con lo scrittore e attore Angelo Iannelli un doppio appuntamento qui a Caivano all'IC3 di Parco Verde. L'appuntamento con il libro e con un cortometraggio molto interessante, Angelo. Sì, l'argomento principale è l'ambiente. Siamo nel cuore della Terra dei Fuochi, una zona particolare, questa qua di Caivano, e ci teneva sia la scuola e io personalmente a creare qualcosa di forte su questo territorio, un sano messaggio, una speranza che parte dalla scuola, che parte dai bambini. I bambini in questa giornata sono i protagonisti di questo messaggio, insieme a Pulcinella, supereroe per una giornata. E abbiamo creato una sinergia con questo bellissimo istituto, l'IC3 di Caivano, e ringrazio anche il direttore di questo plesso, appunto Bartolomeo Perna, tutto il corpo docenti che mi sono stati vicini, quindi posso soltanto dire grazie. L'argomento è la legalità, è l'ambiente, e Pulcinella non può fare il sordo, non può essere praticamente cieco davanti a queste problematiche. Abbiamo creato una sinergia così forte per dire basta a questa tragedia che ormai tutti i giorni porta soltanto la morte. Noi con questi angeli che sono questi studenti abbiamo creato un video stupendo che veramente emozioni nelle emozioni, dove Pulcinella si erge da protagonista in questo messaggio d'amore, perché noi tutti uniti possiamo dire ancora la nostra su questo territorio, perché i bambini devono giocare, i bambini devono studiare, non possono finire avvelenati, e quindi ben vengono questi grandi eventi. Io ci sono sempre, sia col Pulcinella, sia come attore, come scrittore, io come persona semplice, ma soprattutto perché ho un passato dietro di umili contadini che sono stati miei, e voglio far sì che come una volta c'era l'aria pulita, si sentivano il canto degli uccelli, gli odori della campagna di un tempo. Il mio è più un omaggio alla campagna di un tempo, ma soprattutto un Pulcinella che come Superman vuole liberare questo territorio dal maligno, dalla camorra, da coloro che trattano male questa terra martoriata, avvelenata, perché alla fine questa terra è come la nostra mamma, va accarezzata, va presa, va baciata, e quindi è giusto che la scuola dona un sano messaggio di vita e di speranza. Hai ragione, Angelo, i tuoi obiettivi sono importanti come i tuoi progetti, però farli capire ed apprezzare da bambini così piccoli, perché sono bambini così piccoli in questa scuola di Caivano, è ancora più difficile, ma magari con il gioco, con Pulcinella, attraendoli diventa tutto più semplice, e tu in questo sei bravissimo. Io ti ringrazio, vedrai che i bambini hanno fatto proprio un progetto importante. Ci sono alcuni che addirittura sono entrati in maschera e dopo tolgono la maschera per dire che siamo con Pulcinella, quindi c'è stato un lavoro didattico
didattico-pedagogico importante da parte di tutto l'istituto, ma soprattutto ho notato una cosa, che i bambini amano Pulcinella più di qualsiasi cartone animato, e quindi viva, viva Napoli, viva la città di Caivano e viva tutti coloro che si adoperano per la legalità, per la pace, ma soprattutto per la speranza su questo territorio che è sempre stato la Campania Felix. E per l'ambiente. Grazie Angelo e buon lavoro. Ringrazio tutti voi di Eventi in Anteprima, Mario Barone e te Lorenza, che siete persone fantastiche e sempre vicine alle problematiche sociali, culturali e umani. Bartolomeo Perna, dirigente scolastico dell'IC3 qui a Caivano. Professore, un doppio appuntamento, come dicevamo con Angelo oggi, per presentare un progetto a scopo sociale davvero molto interessante, un libro e un cortometraggio in cui sono presenti i vostri ragazzi. I nostri ragazzi sono ragazzi bellissimi, eccezionali. Vivono in una terra difficile come quella di Caivano, dove abbiamo tanti problemi, ma i bambini sono fantastici, i bambini sono quelli di qualità vera, dove tutti i giorni vengono a scuola in modo tranquillo, sereno, e fanno tante cose. Noi gliele permettiamo di fare perché sono capaci di sorprenderci tutti i giorni, per cui siamo curiosi della sorpresa quotidiana ogni giorno. Secondo lei, da professore, i bambini hanno capito il messaggio di Angelo? È difficile, ma noi sono piccoli. È difficile, ma noi ci tentiamo in tutti i giorni, non demordiamo, non andiamo sempre avanti perché è difficile. Gli adulti non lo capiscono, questa terra è martoriata da veleni, da situazioni, da problemi grossi che vanno avanti da anni. Noi dal canto nostro cerchiamo in tutti i modi di dare una mano e far capire che la terra è nostra e la dobbiamo rispettare. Comandante dei Vigili Gaetano Arborino, comandante, la presenza vostra dell'arma in un evento così? Allora, la presenza in una bellissima giornata qui al Parco Verde, ancora una bella iniziativa della scuola Ada Negri, condotta dal preside Bartolomeo Perna, con cui peraltro già c'è stato un percorso di educazione alla legalità. Proprio in questa scuola, qui al Parco Verde, la polizia locale ha realizzato un progetto di educazione alla legalità, un progetto di educazione stradale. Si è concluso. Tra qualche settimana regaleremo anche un casco ai bambini che hanno partecipato a questo progetto. Quindi qui ancora una bella giornata al Parco Verde con il preside Perna e con i suoi ragazzi. Margherita Di Niciacci, presidente regionale UNICEF. Dottoressa, dove stanno i bambini? In qualsiasi ambiente, in qualsiasi territorio è presente lei e l'UNICEF. Perché noi per i bambini facciamo tutto e più di tutto per un semplice motivo: sono l'umanità, sono il futuro di queste terre. Caivano, io ne sento parlare anche male, mi rifiuto di sentirne parlare male, perché in ogni città ci sono dei delinquenti che fanno il loro mestiere, a noi non interessa, ma c'è tanta brava gente, ci sono tante famiglie che crescono bene i figli, ci sono scuole come questa che non a caso è ambasciatrice UNICEF su tutto il territorio, perché è una scuola in cui si insegna la legalità, si insegna la pulizia. Non dobbiamo sperare molto dall'esercito, che poverino farà il suo mestiere, perché sennò dovremmo dare un soldato per ogni persona. Concludo, voglio concludere con una piccola riflessione indiana che mi ha sempre colpito. Quando noi bruceremo la terra, quando noi distruggeremo l'ultimo filo d'erba, quando noi calpesteremo l'ultimo fiore, noi avremo distrutto l'umanità, e i bambini sono come questa terra, vanno curati, non distrutti. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi che lavorate bene e ci aiutate molto. E noi vi salutiamo dal Teatro Totò. Per seguire la puntata potete farlo su anteprimatv.com. E venite a teatro e venite a vedere il teatro, perché abbiamo bisogno del teatro. Un po' meno la televisione, quella non fa bene, insomma. Spegniamola. Sì, non in questo momento però. Non in questo momento. In altri momenti. Esatto, in altri momenti. Un bacio a tutti.